e mi sono svegliato con un insetto sul cuscino davanti alla faccia e mi sono alzato di colpo usando solo la forza dei gomiti. Attivi, ma io sospetto che quando tocco qua, eccolo, vai, 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 perdi completamente l'attivazione. Questo muscolo fa lavorare male tutto il cingolo scapolare perché tiene la clavicola in una posizione sbagliata. Ecco, adesso è andato quello che mi interessava. Poi naturalmente questi scrocchi che tu senti hanno un effetto più che articolare di stimolo neurofisiologico, quindi creano una risposta neurologica di adattamento. Come ti senti? Tira un colpo secco? Ok, perfetto. Vedi come senti anche la sinistra ora? Uguale alla destra. Sì, destra, abbiamo avevo sentito pareggiato. quella Di sensazione. liberazione. Sì. Ciao a tutti, bentrovati. Oggi sono qui con Michelangelo. Molto Buongiorno, lieto. piacere. Allora, cosa ti porta da me? Allora, Prima volta, intanto giusto? sì, è la prima visita, diciamo che ho una piccola ernia e poi Hai fatto lavoro. risonanza? Sì, infatti ho anche degli accertamenti poi se possono essere comodi. Sì, ora vediamo. Mi dicevi, scusami? Allora, diciamo che poi lavoro per Sì. un'azienda che sta ad Amsterdam e quindi sto sempre in smart tutti i Ok. giorni, quindi passo la maggior parte della giornata seduto Seduto. davanti al computer, come molti di noi. E diciamo un altro evento invece un po' più traumatico, tra virgolette, fa anche un po' ridere. A casa in montagna mi sono svegliato, io dormo a pancia in sotto, che già diciamo non sarebbe la cosa Esatto. ideale, e mi sono svegliato con un insetto sul cuscino davanti alla faccia e mi sono alzato di colpo usando solo la forza dei E gomiti. quindi iperestensione forzata della schiena. E mi sono praticamente sentito un dolore lancinante a entrambe le spalle, a questo posto qui, e sono rimasto veramente immobilizzato per 3-4 minuti alla fine dell'insetto, non me ne fregava neanche più nulla e non mi è più passato come dolore, diciamo che poi ho ricominciato a fare anche palestra Eri a pancia e sotto, l'ho quindi così, scusa, ignorato. pancia sotto così. Sì, dormivo così e mi sono proprio alzato di colpo con la paura dell'insetto e adesso quando io arrivo a questa altezza qua mi fa proprio male a entrambe le spalle qui. Perfetto. Allora, prima di tutto mi vedo una risonanza, mi sembra che mi hai portato, Sì, sono in risonanza e poi un esame baropodometrico che ho Sì, fatto per un ok. altro problema vicino ai polpacci. Allora, io facevo prepugilistica e là ci sta un sacco di allenamento con la corda. E Sì. quindi mentre diciamo mi riscaldavo e mi allenavo con la corda, mi veniva un dolore veramente forte a questa zona qui, ad entrambe le gambe. E purtroppo non c'era nulla, Che te lo cioè, alleviasse. no, e ho dovuto smettere di allenarmi con la corda. Mi è successo poi perché giocavo parecchio anche a padel, dove comunque Certo, solleciti continui molto a caviglie e saltare, polpacci. e quando andavo un po' oltre, diciamo che poi avevo questo dolore per i giorni a seguire. Allora, vediamoci questa risonanza. Lì tendenzialmente. Ah sì, eccola qua, L5S1. Allora, adesso io sto guardando la sua schiena con un punto di vista laterale e la sto guardando, diciamo, tra virgolette, a fette, quindi fetta dopo fetta, andando da un lato verso l'altro, in modo tale che posso vedere che cosa è successo ai dischi, ok? Ok, chiaro. Vedi, scorrendo, si vede qui la piccola ernia tra L5S1 e poi questo sto uscendo dall'altra parte. Questo invece sto guardando da sopra, fetta dopo fetta, diciamo, e adesso sto guardando da davanti. Sì, c'è una protrusione qua. Questo disco, vedete, non c'è la parte bianca in mezzo, in tutti gli altri segmenti è presente. Qui invece è molto disidratato il disco perché è uscito fuori. Adesso scorro un pochino. E qui è ancora più lampante. Tutti i dischi sono ben idratati, ma questo l'ultimo è disidratato perché la parte, diciamo, polposa è uscita fuori andando a comprimere il midollo. Che poi lì è coequina, ma va bene. Complimenti. Se Bella situazione. vi piacciono i video che sto condividendo sul mio canale, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, lasciando un like.
iscrivetevi al canale e invitate i vostri amici a fare altrettanto. Nel frattempo, buonanotte. Ok, a questo punto direi ti faccio togliere scarpe, orologio, sì, e probabilmente anche la maglietta. Ok. Quindi questo lo riprendo io, perdonami. Vai. Ok, adesso. Ok, sto guardando i piedi. Anche il pettorale ha una forma diversa. Questo un po' più su, questo di meno. Anche la spalla un po' più su di qua rispetto a questa. Girato di schiena, per favore. Sì, qui è evidente, vedete qui, questo muscolo è proprio allungato e sta bene. Qui invece è molto più prominente e accorciato. Ok, questo più lungo e disteso, questo più accorciato e contratto. Poi vedo che c'è un po' di swell, di gonfiore, no? Qui a questa altezza qua. E qui scorre bene, i paravertebrali sono uniformi destra e sinistra. Qui invece c'è un piccolo rigonfiamento qua e un piccolo rigonfiamento qua. Verosimilmente ci sarà un bel problemino da sistemare lì. Ok, anche il bacino è ruotato. Dov'è peggio, qua o qua? Di nuovo? Uno o due? Credo sia a destra. A destra, infatti. Ok, perfetto. Vieni seduto per favore sul lettino. Vediamo queste spalle. Questa mano qua su. Alza il gomito più in alto che riesci. Ok, l'altra. Ok, questa un po' meno, ma non sono messe male. Le scapole, giù. Adesso testiamo i muscoli. Ti imbraccio qua. Spingi su verso il soffitto. Ok, si attiva bene. Vai, ok, ruota verso il basso, vai, ok, ruota indietro, ok, ruota verso il basso, ruota indietro, ok, apri così, vai, e senza staccare il gomito dal corpo, vai, ok, piccolo rotondo, vai, perfetto. Spingi su così, in giù, no, così. Vai, ok, adesso spingi così, quando ti dico io via, vai, ok, bicipite e tricipite stanno bene, spingi su così, vai, no, su, giù, vai, no, va bene, spingi così, vai, questo è perfetto, ok. Sdraiato a pancia in aria, per favore. Dritto. Tieni il gomito esteso, il polso girato verso qua e ti faccio spingere verso la spalla opposta, vai. Vai. Ok. Attivi, ma io sospetto che quando tocco qua... Eccolo. Vai. Vai. No, non piegare il gomito. Vai. Non ce la fai più, se io là non tocco, dritto, vai, senti quanta forza, sì, in più, è una cosa incredibile. Giù, differenza. Vediamo quello, è piuttosto netta, no? Sì. Aspetta, mi rimetto di qua perché, spingi dentro, ok, io tocco qua, aspetta, devo trovare il punto, eccolo qua, vai, vai, aspetta, eccoci sono, vai, perdi completamente l'attivazione. Allora, questi muscoli hanno fatto lo stesso movimento le spalle quando ti sei alzato, sì, e hanno mandato in disfunzione lo stesso muscolo che si chiama sottoclavicolare. Questo muscolo fa lavorare male tutto il cingolo scapolare perché tiene la clavicola in una posizione sbagliata quando è ipertonico, come nel tuo caso. Li sto lavorando insieme perché è fastidioso questo, sì, lo so. Ma il dolore invece che tu hai sulla schiena irradia anche su glutei e gambe? No, di solito rimane verso, circoscritto. Sì, dimmi, è verso dicendo? Sopra, diciamo. Ah, sale su, sulla colonna. Sì. Ok. Dritto, io tocco qua, spingi in dentro. Molto meglio, non trovi? Fatto male io. Vai. Molto meglio. Giù.
Gamba destra più corta della sinistra, ok? Rilassato. Potresti avere fastidio qua, qua meno. Fastidio qua, qua meno. Sì, anche qua una differenza Uno, importante. meno. Sì. Mani qua su da me. Corta a destra di una falange. Gira la testa a sinistra. Appena giri a sinistra, pareggia subito. Tieni la, proprio pari. Giù. Tieni la testa girata a sinistra. Migliora qua. Sì. Qua. Qua. Tutto migliora, giusto? Sì. Testa dritta, poi dovresti avere, scusami, fastidio anche qua verosimilmente. Gira a sinistra, questo rimane. Vero? Allora, per mandare via questo, ti faccio piegare questa gamba. Ti faccio mettere la mano piatta qua sul bacino. Ok, giù. Meglio? Non nulla. Non c'è nulla. Togli, mettiti sdraiato bene, perfetto. Allora adesso farò una serie, una sequenza di aggiustamenti mirati prima a ripristinare le giuste condizioni per far guarire bene il corpo, perché al momento il tuo sistema nervoso sta lavorando in modo sbilanciato, l'emisfero destro sta lavorando un po' meno del sinistro. Questo significa che il tuo corpo anche sta lavorando in modo, diciamo, non uniforme. Quindi la prima cosa che devo fare è far lavorare il modo, stimolare il corpo a tornare a lavorare in modo uniforme e stimolare, equilibrare la funzione e l'attività degli emisferi cerebrali. Dopodiché andrò a lavorare in modo, diciamo, più specifico sulla tua schiena, ok? Perché questo blocco del bacino qua dietro ha trasferito lo stress meccanico appunto dalle articolazioni sacroiliache che si chiamano alla colonna vertebrale che non è pronta per gestire quel tipo di stress in aggiunta al tipo di, diciamo, lavoro che deve fare lei di per sé, ok? Rilassato, morbido. La sequenza che farò di aggiustamento è ascendente, quindi parto da sotto e salgo su, ok? Rilassato. Ecco, sentito, qui sotto il calcagno si è liberato benissimo. Poi naturalmente questi scrocchi che tu senti hanno un effetto più che articolare di stimolo neurofisiologico, quindi creano una risposta neurologica di adattamento. Chissà chi è. Sembra un po' fatto di legno. Morbido, sì. Mano qua. Rilassato. Ok. Morbido. Mano qua. Come vedi, tutto a salire, no? Sia dita, caviglie, ginocchia, adesso poi entrambi gli arti superiori ho fatto dita, polso, gomito, spalle. Rilassato. Wow. Ah, sentito, sì. Sì. Perfetto. Adesso dammi le mani qua. Anzi, no, non abbiamo visto che quando tu giravi a sinistra miglioravano le tensioni sul corpo, giusto? Quindi io da qua prendo, morbido. Tutto ok? Sì. Rilassato. Perfetto. Ottimo, come ti senti? Ancora non ho finito, ancora non ho Stanciato. finito. Vieni sdraiato, anzi, prima di fare questo, ti lavoro un pochino. Dove è peggio? Sinistra. Su questo muscolo che si chiama iliopsoas. Fondamentale per aiutarti a recuperare al massimo e mandare via alcuni dolori.
rilassato. Ecco qua. Ok, adesso ti faccio girare e andare a pancia sotto. Sì, comunque anche i tuoi piedi erano, diciamo, un po' creavano problemi, ecco, mettiamola così. Rilassato. Lascia. Se è troppo me lo dici, eh? Tutto bene? Perfetto. Ti ricordi quando mettevi una mano qua, passava il dolore davanti? Sì. Ora devo, sì. Devo andare ad aggiustare proprio questo segmento qua e poi posso lavorare sulla lombare, ok? Qui ti faccio venire sdraiato sul fianco sinistro gentilmente. Sì. Sì. Non inarcare mai la schiena, ok? Qua. Quanti anni hai tu, Michelangelo? 28. Vieni più avanti col sedere? Eccolo lì, perfetto. Ah, già è andato, hai sentito? Adesso però ci devo... Vuole poco. Ma non era quello che voglio io. Quello... Rilassato? No, morbido? Non inarcare la schiena, mi raccomando. Ok, l'altro lato... Aspetta. È stato morbido. Ecco, adesso è andato quello che mi interessava. Pancia sotto. Voglio sbloccarti un po' di più questa articolazione, quindi ti faccio scivolare un po' più giù, un pelo proprio, ecco, così va bene. Sentirei solo il rumore del lettino, ma nessun dolore, ok? Uno. Due. Tre. Perfetto. A questo punto ti chiederei di alzarti e camminare. Come Lazzaro. Tieni questo, così se hai commenti da fare mi dici. Come ti senti? Sento molto la differenza sulla parte destra del corpo. Ok, sia schiena che spalle? Sì. Allora ti invito a mettere anche dietro, qua. La sinistra così, fatti un po' più qua, perfetto. Spingi il tuo gomito leggermente indietro contro il mio, tira un colpo secco. Ok, perfetto. Vedi come senti anche la sinistra ora? Uguale alla destra. Uguale alla destra, sì, abbiamo pareggiato. Con la sensazione di liberazione. Sì. E la schiena? Anche leggerezza. Meglio, eh? Sì. Ok, perfetto. Allora, io direi, mi fermerei qui perché abbiamo lavorato in modo estremamente preciso su tutte le strutture che necessitavano di un controllo, ok? Naturalmente questo è l'inizio di un percorso perché il compito mio di oggi non era risolverti il problema, seppur abbiamo già iniziato a farlo, ma era quello di capirlo per poter studiare poi un lavoro su misura per te per aiutarti a risolverlo in modo stabile e definitivo, che è quello che faremo. Certo. Però il tuo caso necessita di un ciclo di sedute, non di una seduta singola. Però se tu hai intenzione di affrontare questo problema e vuoi dare insomma a me l'opportunità di aiutarti, io penso che insieme potremo assolutamente risolvere la faccenda in modo stabile e definitivo. Ne sono sicuro anch'io. Va bene? Mi ha fatto molto piacere, grazie di essere venuto.